Una squadra totalmente nuova, una squadra da assemblare, una squadra da scoprire. Sì, è proprio così, i ragazzi si sono messi a disposizione, stiamo lavorando molto bene, io credo che il lavoro fisico è una parte importante, è una priorità importante per un calciatore e nella dinamica anche del mio modo di giocare, però i ragazzi si stanno mettendo a disposizione e stanno facendo un ottimo lavoro. È vero, è una squadra sicuramente da assemblare, ci vuole un po' di tempo, okay, però stanno lavorando bene. Ti attendi ulteriori innesti dal mercato? Sei soddisfatto del lavoro fatto della società fino a questo momento? Sono assolutamente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto finora, la società sa benissimo che ancora ci saranno degli innesti, però è chiaro che non dobbiamo avere fretta perché dobbiamo scegliere le persone giuste e i giocatori adatti, anche perché ora in questo momento di stasi fra chi viene ripescata, chi viene giù e quindi dobbiamo pescare le persone giuste e le pedine adatte per il nostro gioco. Cosa manca ancora a questo Prato? Ma sicuramente ci può essere qualcosa davanti e le quote. Le quote sono sicuramente una parte fondamentale per questo campionato, però anche lì possiamo sicuramente scegliere i giocatori adatti al nostro tipo di gioco. Grande attesa anche per la composizione del girone, perché all'ipotesi attuale il Prato sembra destinato al girone tosco-laziale. Un vantaggio o uno svantaggio per la formazione bianco-azzurro? Ma Massimiliano, non saprei dirti, saranno sicuramente tutti duri, come la Serie D, è un campionato molto difficile e noi dobbiamo essere pronti e dobbiamo pensare a noi, qualsiasi girone ci metteranno. Ecco. Le impressioni sulla nuova società, perché ovviamente è il debutto di Luigi Pagliuca in panchina, appunto con la maglia bianco-azzurro, ma anche il debutto della nuova società, della gestione Comini-Reggiani, le prime impressioni. Le prime impressioni sono molto positive, stanno facendo un grandissimo lavoro, lo stanno facendo in tempi rapidissimi, ci stanno mettendo a disposizione il meglio, perché venire in ritiro, in un posto in questo modo, 15 giorni, non è da tutti, anzi, ci hanno messo a disposizione tutti i materiali, stanno facendo un grandissimo sforzo per ridarci lo stadio e tutto, quindi io direi che sono sotto gli occhi di tutti e sono molto molto positive. Il mantra di Luigi Pagliuca, quando entri nello spogliatoio ai tuoi ragazzi, qual è il mantra che vai spesso a rimarcare? Il mantra è che questi ragazzi devono avere l'ambizione, okay, di poter fare i giocatori e questa è una vetrina molto importante, Prato è una piazza importante, io sono un allenatore molto esigente nel senso che dobbiamo fare del lavoro, okay, la nostra scuola, la nostra linea di guida, però i ragazzi si stanno mettendo a disposizione e di questo sono molto contento.